facciamo insieme adesso una torta molto carina che piacerà di sicuro ai vostri bimbi, il mondo di Peppa Pig. Io mi sono portata avanti col lavoro e ho già rivestito un vassoio con del marrone, la parte di sotto col verde chiaro e il secondo piano con il color cielo. Il personaggio di Peppa Pig è un personaggio molto particolare perché è realizzato in 3D. Quindi la prima cosa che ho fatto è ricopiare su un foglio di carta da forno tutti i familiari di Peppa Pig in modo da ricavarne le tracce. Prendo un po' di pasta rosa con un mattarello in silicone o un mattarello che voi avete a casa, la stendo. Quando sono arrivata all'altezza di circa un dito, mi fermo. Piazzo sulla pasta rosa la carta da forno. Con un attrezzo leggermente appuntito, ma non troppo, vado ad incidere i bordi in questo modo. Una volta finito di ricalcare, andiamo ad incidere con un bisturi o un coltello affilato. Allora, con delicatezza aggiustiamo i bordi ed eliminiamo i residui di pasta e lasciamo ad asciugare in un angolo. Continuiamo a fare gli altri personaggi. Una volta fatte le teste, procediamo col corpo e abbiniamo a ciascun personaggio il colore del proprio vestito. Quindi ad esempio partiamo da Peppa Pig e lo facciamo rosso. Anche questa volta stendiamo la pasta dell'altezza della testa, quindi più o meno regoliamoci con un dito. Continuiamo con Giorgio, il vestitino è blu. Mamma Pig ha il vestito arancione, quindi mischiamo un po' di rosso e un po' di giallo. Ultimo vestito, Peppa Pig. Proseguiamo a fare il visino, quindi facciamo gli occhi, la bocca, le guanciotte un po' più rosse. Partiamo col bianco. Con un attrezzino a punta o non so, con la parte inferiore di un pennello andiamo a scavare leggermente gli occhietti di tutti i personaggi e poi infiliamo una pallina di colore bianco. Con il rosa leggermente più scuro andiamo a fare le guanciotte e la bocca. Ora con un filo sottile sempre di pasta di zucchero rosa un po' più carico andiamo a fare l'incisione del naso, quella che è un po' più scura. Ora con un attrezzino a punta o con non so, uno stuzzicadenti andiamo a fare le narici. Riprendiamo la pasta di zucchero color carne e andiamo a fare le braccia e le gambe. Facciamo un cilindretto, un salamino e spacchiamo un'estremità in tre parti. Facciamo per tutti gli altri personaggi e lasciamo ad asciugare. Con un cilindretto più lungo, un serpentello come lo chiamo io, ricaviamo le gambe. Facciamole di una lunghezza approssimativa, poi in base al personaggio le regoleremo. A questo punto con un pennarello alimentare nero andiamo a fare le pupille e nel caso di Mamma Pig le ciglia e nel caso di Peppa Pig occhiali e barba. Ok.
I nostri personaggi adesso sono completi, nel frattempo che si asciugano un po', noi ci andiamo a abbellire il paesino di Peppa Pig, quindi andiamo a fare dei fiorellini, il cielo, eccetera. Seguitemi. Allora, con la stessa pasta color marrone che abbiamo ricoperto il vassoio, andiamo a fare un altro po' di pozzanghere. Andiamo ad inciderla. Stendiamo un altro po' le punte in modo da dargli questo effetto un po' splash. Con un po' di colla alimentare, gelatina o basta anche acqua e zucchero, andiamo ad incollare man mano adesso le nostre parti. Prendiamo un altro po' di marrone e facciamo delle goccioline. Prima facciamo una pallina e poi ne appiattiamo, ne allunghiamo un'estremità e attacchiamo. Con un po' di pasta di zucchero bianca andiamo a ricavarne prima dei fiori. E come abbiamo fatto prima, per dargli un effetto un po' allungato, andiamo a stenderne alcuni bordi. Un leggerissimo velo di colla e lo andiamo a applicare sul bordo esterno. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Stesso coppa pasta, ma leggermente di misura inferiore. Ovviamente Peppa Pig e la sua famiglia abitano in una casetta splendida gialla e andiamo a fare. Ho preso della pasta frolla, mi raccomando di prendere una ricetta di una pasta frolla che non si gonfia in forno, quindi senza lievito. Mi sono come al solito ricalcata il disegno su un foglio di carta forno e ho fatto le dimensioni di una casa che mi piaceva, quindi io mi sono presa queste dimensioni e sono andata a fare un biscotto. Pasta di zucchero gialla. Pennelliamo la superficie della casetta con un po' di colla alimentare. Stendiamo la pasta di zucchero gialla. Prendo il biscotto, lo capovolgo e ci taglio i bordi. Con l'aiuto di una spatolina lo stacchiamo, lo giriamo e abbiamo già colorato la nostra casetta. Ora continuiamo con i particolari della casetta. E mettiamo il tetto con un attrezzino a rotellina oppure con il bordo non tagliente di un coltello. Facciamo le tegole con un po' di pasta di zucchero bianca. Facciamo le finestre. Andiamo ad incollare le finestre e l'uscio di casa. Peppa Pig non esiste se non esiste la sua bellissima macchina rossa e facciamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto con la casetta. Allora, abbiamo steso approssimativamente l'impasto, facciamo come abbiamo fatto prima per la casa, quindi un po' di colla, giriamo e ci andiamo a ricavare i bordi. Abbiamo fatto la scocca dell'auto rossa, adesso procediamo con le ruote. Con la pasta di zucchero nera costruiamo i profili della vettura. La macchina è pronta, adesso procediamo con l'assemblaggio. Con l'aiuto di uno stizzicadente colleghiamo il corpo alla testa. Un po' di colla. Con la dietro e li attacchiamo. Con della pasta di zucchero adesso facciamo anche i piedini. Sul piano inferiore possiamo applicare l'auto. La possiamo applicare così. Sul piano superiore andiamo a mettere la casetta.
Ora sbizzarriamoci con la fantasia e abbelliamo il paesaggio con fiori, farfalle, quello che vi capita. Con uno stampo ad espulsione a forma di farfalla facciamo una bella farfallina da piazzare qui, schiacciate un po' al centro in modo tale che le ali verranno verso di voi. Ovviamente io mi fermo qui, voi continuate ad abbellire la vostra torta e niente, buon divertimento con Peppa Pig, la sua famiglia e ciao e alla prossima!